Ciao, oggi parliamo di diabete gestazionale. Anticipo subito che questo argomento non l'ho ancora affrontato nei minimi dettagli all'università. Spero di non dire inesattezza, tu ho controllato dovrebbe essere tutto corretto. Quello che deriva da questo video sono comunque appunti presi su internet da alcuni paper scientifici o comunque definizioni semplici, motivo per cui non ci addentreremo troppo nell'argomento, anche perché sarà un video che non penso supererà mai i 15 minuti. Per cui non sarà nemmeno troppo approfondito. Ovviamente questo video è solo a scopo informativo, non è che esula dalla visita di un diabetologo e innanzitutto quello che troverete all'interno di questo video, uno, sono da prendere come il Vangelo, le informazioni che troverete qua dentro e soprattutto ricordatevi sempre di consultare il vostro medico curante o che comunque uno specialista che ne sa sicuramente più di me, che sono uno studente al terzo anno. Con questo vi anticipo che io mi chiamo Emanuele, sono studente del terzo anno di medicina, alla fine ormai del terzo anno, e sono diabetico da più di 15 anni. Ora, cominciamo. Mi sono scritto alcune cose sul computer, perché se vedete che sposto lo sguardo è per questo, magari vi metto qua davanti sul mio bel faccione, o brutto, dipende dai punti di vista, quello che c'è scritto in modo tale che possiate seguire anche voi. Con il termine di diabete mellito gestazionale si definisce un disordine della regolazione del glucosio di entità variabile, che inizia o viene diagnosticato per la prima volta in gravidanza e, nella maggior parte dei casi, si risolve non molto tempo dopo il parto, pur potendo ripresentarsi a distanza di anni come il diabete di tipo 2. I sintomi del diabete gestazionale possono includere una maggiore sete, una maggiore necessità di urinare, una maggiore stanchezza rispetto alla normale gravidanza. I più importanti fattori di rischio sono sovrappeso e obesità, BMI maggiore di 30 kg per metro quadro, precedente neonato macrosomico del peso di 4,5 kg maggiore, ovvero un neonato che pesa tanto, diabete gestazionale di una gravidanza precedente, anamnesi familiare di diabete con un parente di primo grado con patologia, famiglia originaria di aree ad alta prevalenza di diabete. Il diabete gestazionale può essere pericoloso sia per la madre sia per il bambino. Di nuovo vi leggo qualcosa per essere più preciso. Per la madre, maggiore rischio di sviluppare diabete tipo 2 in futuro, maggiore rischio di sviluppare ipertensione gestazionale, maggiore possibilità di sviluppare infezioni del tratto urinario. Abbiamo già visto come tra le varie complicanze del diabete è quella di sviluppare infezioni delle vie urinarie. Aumento del rischio di parto cesareo a causa di un bambino di dimensioni eccessive o di problemi durante il travaglio, maggiore rischio di emorragia durante il parto. Per il bambino, maggiore rischio di sviluppare obesità e diabete tipo 2 in futuro, possibilità di nascita prematura, aumentata possibilità di essere di dimensione eccessiva alla nascita con conseguente rischio di lesione alla spalla durante il parto e di problemi di salute nel neonato. Possibile sviluppo di ipoglicemia poco dopo la nascita. È importante che le donne incinte con diabete gestazionale lavorino a stretto contatto con il medico per controllare i livelli di zucchero nel sangue e ridurre il rischio di questi e altri problemi. Per quanto riguarda il trattamento che segue una donna con diabete gestazionale, ecco, questo è uguale a quello che può avere un soggetto con diabete tipo 2, ovvero in alcuni casi la dieta e l'esercizio fisico può portare a un equilibrio delle glicemie, per cui non si rende necessario l'utilizzo di insulina iniettabile per via intramuscolare dall'esterno. E quindi in alcuni casi è sufficiente la dieta, mangiare più correttamente, cambiare magari una qualche abitudine scorretta dal punto di vista dell'alimentazione, quindi a tavola, e magari muoversi di più, fare maggiore attività fisica. In altri casi invece è possibile che se necessaria una terapia insulinica, come ad esempio può essere quella di un diabetico di tipo 1, perché la dieta e l'attività fisica non riescono a bilanciare da sole le glicemie, e in questo modo si potrà avere un adeguamento ai valori corretti di quelli che sono i range glicemici adeguati. Pensiamo quindi ad esempio a una normale terapia del diabete. In questo caso tutto questo canale è quello che serve a voi, cioè nel senso trovate video che riguardano la gestione del diabete, le glicemie, lo sport del diabete, attività fisica, problematiche riguardanti l'alimentazione, dai dolci all'alcol, cosa si può mangiare con il diabete. Ho trovato veramente un sacco di informazioni che mi auguro possano essere utili per la vostra gestione del diabete. Io più o meno ho detto quello che ti devo dire, come detto è un'infarinatura generale, ti ricordo di lasciare un mi piace, un commento e iscriverti al canale, ti do tutto e noi ci vediamo al prossimo video, a martedì, ciao!